Il videogioco che si autodistrugge. La leggenda racconta di un gioco creato dalla software house russa Carvina Corporation, videogioco distribuito nel 1989. Per quanto l'esistenza di questo gioco sia fonte di dubbi, secondo la storia il videogame venne distribuito in un numero molto limitato di esemplari e, soprattutto, non poteva in nessun modo essere copiato. Inoltre, poco prima del completamento si cancellava in maniera irreparabile. Ma la parte migliore deve ancora arrivare. Sembra infatti che nel 2005 una copia sigillata del gioco sia stata messa all'asta su eBay e acquistata da un certo Yamamoto Ryuichi. Il collezionista promise di caricare su YouTube dei video diari che narrassero la sua personale esperienza con Kill Switch. Solamente un video è comparso sul suo canale, ma subito dopo cancellato.